Gradito ritorno dal Veneto per la prima volta in veste di preside qui ad Andria, Paolo Farina che sarà alla guida del CPA BAT, Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti. Spieghiamo intanto cos'è il CPA. È una istituzione scolastica autonoma come tutti gli altri istituti ed è una rete di servizio territoriale che appunto occupa tutta la provincia dell'Abate e anzi arriva a Trinitapoli. Quindi siamo articolati in una sede centrale qui ad Andria, in via Comune di Puglia, e poi abbiamo una serie di PES, cioè punti erogazione servizio, a Minervino, Canosa, Spinazzola, Trinitapoli, Barletta, Trani, Biceglie, anzi a Trani abbiamo poi anche un altro PES nella sezione carceraria maschile e femminile. Ecco, parliamo dei progetti in essere e quelli futuri del CPA provinciale. Il progetto è quello di una scuola aperta al territorio, in costante dialogo e interazione con il territorio. Diciamo che di qui a un anno vorrei che nessuno più mi chiedesse che cos'è il CPA e dove si trova il CPA. Il centro provinciale, la sede centrale del CPA per l'istruzione degli adulti, appunto, è ubicata all'ingresso di una delle principali periferie andriesi, da sempre sotto i riflettori della politica, delle politiche sociali e comunque sotto i riflettori, perché appunto periferia. Si parla sempre di ricucirla la città, ma quanto è importante ricucire l'humus culturale, appunto, di coloro che questo quartiere lo abitano. Questa domanda fatta a una persona che è stata 27 anni docente di lettere e poi penso di non scoprire nulla di nuovo, 3 anni e mezzo assessore alla cultura e alla pubblica istruzione di Andria, è un invito a nozze. La cultura è l'humus, e senza l'humus non ci sono radici, non c'è nutrimento. L'obiettivo, ispirandomi a un preside irraggiungibile, quale è stato il preside Salvatore Mattana, allora preside della Salvemini, e far sì che il CPA, all'epoca si chiamava CTP, Centro Territoriale Permanente, torni a essere una vera e propria cellula di animazione sociale del territorio. Tutte le proposte in entrata e in uscita di collaborazione socio-culturale, di progettualità a largo respiro che arriveranno al CPA troveranno il favore del dirigente scolastico. Sulla sua scrivania, da preside, degli oggetti simbolici che rappresentano tanto, che rappresentano qualcosa di importante per il suo percorso umano e professionale. Vuole illustrarceli? Sono dei doni che mi sono stati fatti, li ho scelti perché ognuno di essi mi ricorda qualcosa dell'identità e della mission di un CPA. Abbiamo l'opera di un pittore siciliano, Giotto in arte, è realizzato con la tecnica del gocciolamento della vernice. Chi lo vede con occhio un po' come Pollock, insomma, la tecnica usata dai quadri di Pollock. Chi la vede può pensare a qualcosa di caotico, informe, senza un ordine. In realtà, ammirato con più attenzione, rivela una sua bellezza. Questo oggetto è sulla mia scrivania per ricordarmi che è differente e bello. Poi c'è un altro oggetto a me particolarmente caro. È un'arca di Noè, scolpita in legno d'olivo e olivo della Terra Santa. Ho avuto in passato modo di organizzare diversi pellegrinaggi in Terra Santa. E questo oggetto che fu donato a nome di tutto il gruppo di quell'anno da un mio carissimo amico che tutti ricordiamo con commozione, Fulvio Schinzari, una delle 23 vittime della strage dei Trini. Quando me lo diede, sottolineò che in quel viaggio avevamo realizzato una specie di arca di Noè. Era un gruppo di pellegrini diversi perché intanto la maggior parte di loro erano tra l'ateo, l'agnostico e l'anticlericale. Poi perché eravamo stati ospitati nelle case dei profughi palestinesi e poi perché avevamo visitato campi profughi e altri luoghi del dolore, oltre ai soliti luoghi sacri che si visitano. E quindi questo oggetto, oltre al valore affettivo, è sulla mia scrivania per ricordarmi che il CPA è un'arca dove ci deve essere posto per tutti e nessuno che sia stato già respinto dalla società o dalla scuola sarà mai respinto da un CPA.
Poi si parlava di Veneto, io ho lasciato dei cari amici a Padova. Una di queste si chiama Verena, mi regalò per la stanza della presidenza l'anno scorso un quadretto con una frase di Madre Teresa di Calcutta che credo non abbia bisogno di ulteriori commenti. Non sempre possiamo fare grandi cose nella vita, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. Credo che questo sia qualcosa che caratterizzi chiunque investe in educazione. Non si può essere educatori se non si amano i propri alunni, se non si ama questa professione, che è una professione, ma io continuo a pensare è anche sempre una vocazione, la vocazione educativa. E poi, siccome uno non fa il dirigente scolastico se non è affetto da megalomania, la papera ci sta. Un quadro del pittore andriese, mio amico Leonardo Lomino, in cui c'è un pagliaccio, per ricordarmi che è meglio non prendersi troppo sul serio.